130 anni dal terremoto del Val di Noto che distrusse le attuali province di Catania, Siracusa e Ragusa, 115 anni dal terremoto del 1908, 28 dicembre 1908, Messina, migliaia di morti feriti, e 55esimo anniversario del sisma del Pedice, 15 gennaio 1968. Il tema quindi per la protezione civile del rischio sismico è un tema importantissimo a cui bisogna rispondere con una politica della prevenzione, quello che una sana amministrazione deve fare, la prevenzione sismica. Questa mostra di oggi sensibilizza le coscienze a tutti i livelli, dai cittadini ai tecnici, alle forze di protezione civile, a tutte le istituzioni. Guarderemo i principali terremoti d'Italia, i dispositivi per la protezione sismica, gli effetti di un terremoto, come si risolve un terremoto, e poi due esperienze importanti, due tavole vibranti, una che fa vedere come gli edifici resistono al terremoto e perché gli edifici isolati resistono meglio di un terremoto. Seconda cosa, sentiremo sotto i piedi, su questa tavola vibrante su cui saliranno 10-15 persone, sentiremo sotto i piedi il terremoto dell'Irpinia, la registrazione del terremoto dell'Irpinia per 10 secondi, perché il terremoto durò molto di più, e questo sentire un terremoto sotto i piedi fa capire quanto sia serio il problema che spesso viene sottovalutato. Oggi di fatto portiamo anche un esempio di quello che fu l'ispirazione che a suo tempo ebbe il ministro Zamberletti, il commissario che nel 78 in Friuli e poi nell'80 in Irpinia si trovò a gestire quelle che sono state dei disegni anche importanti, oltre a quelli che ha già citato il direttore Cocina, di quella che è stata la nostra storia sismica del paese. E in quelle occasioni lui ebbe una visione importante su cui ha investito poi in tutto quanto il suo impegno fino ad arrivare all'attuale nostro Servizio Nazionale della Protezione Civile, cioè la capacità di mettere assieme tutte quelle che sono le risorse istituzionali, quindi parlo di Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, e risorse anche delle regioni, dei comuni e delle cittadinanze in tutte le sue forme, fino ad arrivare a quella che è la vera intuizione, che fu quella di organizzare il volontariato di protezione civile. Fino ad arrivare alla parte sperimentale che stiamo iniziando quest'anno, che è quella di fare Io non rischio incendi. Partiamo veramente dalla grande intuizione di Zamberletti, che ha cambiato il volto della protezione civile, l'ha messa a sistema, e io vorrei ribadire questo fatto, il fatto che ora la protezione civile è un sistema che deve funzionare e funziona coralmente. La prefettura è un grande componente di questo sistema, insieme alla regione, insieme alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, agli enti del terzo settore, al volontariato. Ed è un sistema che, devo dire, si è andato negli anni sempre più affinando e sempre più perfezionando. E grazie a questo sistema, non solo per i terremoti, ma purtroppo per le tante gravi situazioni che si sono verificate in tutta Italia, si è potuto, diciamo, alleviare le conseguenze di grandi tragedie che abbiamo vissuto, ha partecipato tutti, perché è chiaro che quando c'è una tragedia siamo tutti coinvolti. E sono state parecchie anche le componenti che si sono spostate da regioni, anche dalla regione Sicilia, per portare a sollievo in altre regioni quando ci sono stati grandi terremoti. Ancora ricordiamo quello dell'Aquila, ma anche altri più recenti gravi episodi. Vorrei ribadire un concetto, quello della solidarietà. Una solidarietà che tocca sempre le istituzioni, dalla più piccola alla più alta, secondo un principio di federalismo solidale che scatta tutti i momenti in cui il nostro paese, la nostra comunità, la nostra vivibilità quotidiana viene colpita da eventi tragici. Il paese in questo è cresciuto molto la coscienza civile di interagire tra vari livelli per fare sistema. E la protezione civile è uno dei fiori all'occhiello che, partendo dall'organizzazione nazionale fino alla regionale, la quale siamo fieri, dà delle risposte in termini concreti, in termini di mobilitazione, in termini anche di formazione all'interno della quale, nel solco della formazione, si inserisce questa manifestazione di oggi, perché occorre far capire ai nostri giovani, educare i nostri giovani a quelle che sono le dinamiche che li porteranno a poter essere anche protagonisti in termini solidali, in termini professionali,
per evitare che determinati momenti di grande calamità possano acuirsi, possano peggiorare, e anche con il loro comportamento della prevenzione, dell'educazione, possano fare in modo che la coscienza civile sia sempre più ampia nella logica della prevenzione al lato e della formazione. Noi siamo impegnati in questi giorni, inutile sfuggire ai temi dell'attualità che toccano le coscienze delle istituzioni, qui il prefetto, il signor questore, la protezione civile, siamo presi da temi che conoscete tutti, quelli della immigrazione, che ci stanno impegnando il sistema nazionale con la protezione civile, stanno impegnando anche le regioni, stanno impegnando i sindaci, in una mobilitazione che devo dire forse non ha precedenti. Io, l'ingegnere Cocina, credo un mese or sono, di una domenica, ci siamo trovati a raggiungere Lampedusa, che era stata oggetto di sbarchi conseguenti quotidiani, fino a raggiungere l'accesso di varie migliaia di persone che occupavano l'hotspot. Abbiamo fatto quello che era giusto fare, così simbolicamente ci siamo tolti la giacca, abbiamo lavorato, nel senso del fare arrivare, ci siamo messi in contatto col Ministro degli Interni, con il prefetto Valenti, al quale ho augurato poco fa in un'intervista pubblica buon lavoro, è un siciliano come noi, tra l'altro, e questo ne siamo fieri ed orgogliosi naturalmente, buon lavoro. In questo momento io credo che debba prevalere la logica del fare squadra rispetto a certe polemiche che abbiamo letto da certi quotidiani, dai quotidiani nazionali. Io credo non sia il momento di fare polemiche, di tirarsi indietro rispetto a degli obblighi che possono discendere da uno stato di emergenza che è stato dichiarato. Ce ne eravamo resi conto quando a Lampedusa io, il dottor Ingegnere Cocina e il prefetto Valenti eravamo stati un mese or sono, non c'era ancora lo stato di emergenza, ma ipotizzavamo queste fasi di emergenza perché eravamo consapevoli che probabilmente l'aumento degli sbarchi in termini non soltanto episodici ma anche numerici di massa sarebbe stato un fatto compiuto. Così è successo, per cui seppur non tenuto il governo a chiedere una intesa al governo siciliano sullo stato di emergenza, in maniera del tutto ufficiosa già noi avevamo già detto sì, perché occorre fare sistema. La faremo. E io sono contento, ringrazio il Ingegnere Cocina non solo per l'apporto che ci dà lui e tutta la protezione civile siciliana, che io considero il nostro fiore all'occhiello e che ringrazio pubblicamente, e non mi stanco mai di farlo, perché guai se non ci fosse la nostra protezione civile, che è vista come modello penso a livello nazionale di eccellenza. Grazie anche a questa iniziativa che ci vede naturalmente impegnati in quelli che sono i temi delle grandi calamità. Io ricordo i vari terremoti dell'Irpine, vale, quello che ha fatto l'amico Bertolaso da capo della protezione civile, che ha mutato il DNA della protezione civile, ha dato un'impronta che voi adesso avete ereditato. Non posso dimenticare, né dimenticheremo sicuramente quella azione, quella disponibilità, quella capacità organizzativa, manageriale in certi momenti della grande disgrazia. E sono patrimoni che dobbiamo tutelare, emulare e spingere sempre di più. Quindi con queste parole io ringrazio l'ingegnere, ringrazio i presenti, ringrazio i giovani per essere qui, e sono certo che loro, vivendo questa realtà, questa mostra, recepiscano quelli che sono i sentimenti del comune civile, del vivere civile e della comunità civile. Fare sistema, vivere una società dove esista e si coniughi quotidianamente la parola dell'aiuto, della solidarietà, del sostegno, e si applica ogni tanto l'idea della polemica fine a se stessa. Credo che non ce ne sia bisogno, non ne abbiamo bisogno, e il popolo siciliano ha sempre dimostrato nella storia dei secoli di essere un popolo solidale e che ha coniugato sempre la parola della gente. Grazie. Benvenuti, prego.